Perché nella Bibbia si dice che è stato creato prima l'uomo della donna? Nel mio femminismo questa cosa non ci sta dentro. Cari amici del Dindon Caffè, buongiorno a tutti. È una ragazza giovane che mi fa questa domanda ed è una domanda molto carina. Perché giustamente lei dice, bah, a me non sta bene che ci sia questa predominanza maschilista nella Bibbia. A parte che sarebbe un discorsone molto molto grande il maschilismo nella Bibbia, che poi appartiene chiaramente ad alcune espressioni di una cultura che era quella del tempo in cui la Bibbia ha avuto la sua redazione finale. Ma nel racconto che cita lei, c'è un'interpretazione sbagliata di fondo. Allora, non me ne vogliano i biblisti che magari vedono questo perché chiaramente devo semplificare, però un'attenzione che noi possiamo porre per capire bene il racconto della creazione di Adamo e il racconto della generazione di Eva, vediamolo in questo modo, innanzitutto. Prima viene creato l'uomo, non il maschio, l'uomo, l'essere umano. Poi vengono separati il maschio dalla femmina, perché l'uno si riconosca nell'altro in una differenza, e questo è meraviglioso. Cioè, dove non c'è la differenza, non c'è neanche l'identità. Quindi, che il primo uomo fosse di sesso maschile, questa è una riduzione che ci è venuta in mente, ma in realtà, anche se così fosse, non lo è, ma anche se così fosse, se fosse solo il sesso maschile, non sarebbe identificabile come il sesso maschile, perché non c'è un contraccambio, non c'è uno specchio nel quale si possa notare la differenza. Quindi comunque sarebbe unico, e se è unico non è prima uno e poi l'altro. La differenza il maschio la vede nella Bibbia e dice: ma allora questa sì che è carne della mia carne, osso delle mie ossa, e la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta. Cioè, adesso io mi rispecchio in te e capisco chi sono io perché tu sei differente, cioè tu non sei me. E quindi questa differenza per me è buona perché tu mi sei di aiuto, voglio fargli un aiuto che gli sia simile, dice. Quindi la differenza diventa una distanza e nello stesso tempo una attrattiva. Cioè io vengo verso di te e tu verso di me perché osservando la differenza tra me e te io scopro me stesso e tu scopri te stessa. Allo stesso modo dall'altra parte, colei che si scopre come parte di un tutto. Sono stata tolta, estratta dalla stessa umanità. Quindi non c'è nessun maschilismo e non c'è nessun femminismo. Ciascuno di noi, nella differenza sessuale, scopre assolutamente se stesso. E questo messaggio della Bibbia è fantastico. Se un ragazzino, una ragazzina, crescendo, anziché costruire la sua identità sessuale su certi modelli preconfezionati, fosse aiutata o aiutato a scoprire se stesso secondo questo principio, sarebbe molto contento di essere semplicemente se stesso, perché nella differenza con l'altro scopro chi sono e mi scopro essere una meraviglia. Allora, a te che mi hai fatto la domanda e ti ringrazio, dico: scopri la meraviglia che sei, e scoprendo la meraviglia che sei, imparerai a fare la cosa giusta nel momento giusto, e cioè a valutare la grandezza della tua sessualità, la bellezza della tua sessualità, e quindi, ad esempio, farla rispettare, usarla bene ed essere in una vita felice di questo. Ciao a tutti e buona giornata!